Salve, benvenuti sul canale dell'Alchimista. Per chi non mi conoscesse, io sono Dario e mi diletto a fare diverse cose dell'artigianato artistico. In questo periodo sono in fissa con l'intaglio del legno, il cosiddetto carving. Il mio obiettivo in questo ambito ora, oltre che ad affinare la tecnica, è quello di trovare un mio stile personale. Stavolta andrò a realizzare una sorta di antico guerriero con ascia bipenne e vorrei che questa scultura rievocasse qualcosa di antico, una sorta di idolo pagano per intenderci. Bene! Sotto col carving. Mi spiace se la qualità video a questo giro non è delle migliori, ma sto sperimentando nuove impostazioni di registrazione, che a quanto pare per i mezzi che ho ora non rendono abbastanza, ma vabbè, spero il video risulti comunque godibile. Le mie reference per questo progetto sono state tratte da degli intagliatori dell'Est Europa. Infatti sono molto affascinato dal loro stile, che ha un non so che di antico, di arcano. Come noterete dal mio disegno, lo stile a cui miro non è propriamente iperrealistico. Non che non sia in grado di riprodurre tale risultato, intendiamoci. Comunque vabbè, a parte il fatto che non possiedo ancora le abilità per dell'iperrealismo, e non penso le possiederò mai, non sono interessato a tale tipo di stile. Infatti trovo che siano più affascinanti e rievocativi altri tipi di generi, magari più astratti ma più comunicativi. In ogni caso, questi sono i miei gusti, per carità. Tanto di cappello agli artisti dell'iperrealismo. Tant'è che penso troverò la mia strada verso uno stile appunto più astratto. Non posso dire di aver concluso le mie ricerche, probabilmente sperimenterò ancora tanto. Però secondo me alla fine la mia direzione sarà questa. Ma qual è il vostro stile preferito? Magari fatemelo sapere qui sotto in un commento. Penso che trovare il proprio stile e la propria unicità sia molto importante, il che non vuol dire non avere delle reference, è chiaro, da qualche parte bisogna pur partire, però scegliere qualcosa che ci piace e rielaborarlo a modo nostro già ha creato qualcosa che prima non esisteva, certo con delle chiare influenze, ma unico. Thank you.
cercare di far uscire ciò che ci distingue è la base per essere accettati davvero per ciò che siamo. O magari non accettati, però almeno per farci conoscere davvero. Se invece continuiamo ad emulare altri alla perfezione, sarà sempre la maschera di ciò che vorremmo essere ad essere vista e accettata, e non ciò che siamo realmente. E ciò che siamo realmente, probabilmente nel corso del tempo, potrebbe addirittura svanire sotto il peso di ciò che abbiamo creato per proteggerci. Ma che casino, meglio non pensarci troppo. Spero comunque vi piaccia ciò che sta uscendo. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se ad altri sembrano strani ed impopolari. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta, ed è per questo che sono diverso. Bene, anche stavolta il lavoro si è concluso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se ciò che avete visto vi è piaciuto, ricordatevi di supportarci lasciandoci un like e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!